Buonasera, nuova puntata di Pianeta di Calcio Toscano in diretta dagli studi di Telecentro 2 qui in provincia di Livorno, ma anche in diretta sulla piattaforma Sky al canale 898. Buonasera da Maurizio Zini e soprattutto dai miei graditi ospiti. Lui passerà sicuramente alla storia perché è il primo presidente della neonata società, ovvero l'US Città di Pontedera, Maurizio Casalini. Buonasera. Buonasera. A seguire il collaboratore di Radio Bruno Toscana, Maurizio Ribechini. Buonasera a tutti, ben trovati. Ha sbloccato il risultato domenica scorsa a Pizzighettone è l'attaccante del Ponzacco Calcio, Marco Gronchi. Buonasera a tutti. E prima di passare alla voce storica di Radio Bruno Toscana, volevo ricordare che ci saranno moltissimi collegamenti esterni, ma anche diverse sintesi, soprattutto delle prime due del girone D, ovvero il Borgo Abugiano e il Pontedera contro Virtus Castelfranco. Ma ora la parola a Marco Nardi. Ben ritrovati a tutti anche da parte mia. Per quanto riguarda il campionato nazionale di Serie D, il girone D, che ci interessa in maniera particolare, si è giocata la ventiquattresima giornata. Questi comunque sono i risultati: Bagnolese e Fiorenzuola 1-1, Borgo Abugiano e Mezzolara 1-1, Castel San Pietro batte Calpenedolo 3-0, Forcoli batte Nuova Verolese 2-0, a Pizzighettone Mobiliari Ponzacco batte Pizzighettone 3-1, a Pontedera Virtus Castelfranco batte Pontedera 1-0, Rosignano batte Camaiore 2-0, Rudianese batte San Miniato 1-0, Virtus Pavullese batte Russi 1-0. A questi risultati vanno aggiunti due recuperi giocati nel pomeriggio di oggi, ovvero Castel San Pietro Russi finita 1-1 e Virtus Castelfranco, che ha vinto la Virtus appunto contro il Mezzolara per 2-1. Ne consegue questa classifica, compresi pure i recuperi. Al comando il Borgo Abugiano con 55 punti, Pontedera 46, Rudianese e Virtus Castelfranco 40, Forcoli e Camaiore 39, Pizzighettone 36, Virtus Pavullese, Bagnolese e Mezzolara 35, Rosignano 33, Ponzacco 31, Tutto Cuoio 29, Fiorenzuola 27, Calpenedolo 22, Russi e Castel San Pietro 18, chiude la Nuova Verolese con 6 punti. Passiamo adesso a leggere appunto i risultati del 24esimo turno, settima di ritorno del girone E. Giornata iniziata sabato con un anticipo Castelrigone-Pontevecchio 1-3. Le partite giocate domenica hanno visto i seguenti risultati: Volunta Spoleto-Arezzo 0-0, Deruta Flaminia 1-1, Scandicci Città di Castello 0-1, Montevarchi-Monteriggioni 0-1, Perugia batte Orvietana 2-0, Fortis Juventus-Sestese 1-1, Sansepolcro-Sporting Terni 1-0, Pianese-Todi 0-2. Emerge quindi la seguente classifica. In testa il Perugia a 55 punti, seguito a pari merito da Castelrigone e Todi a quota 49. Segue al quarto posto la prima delle Toscane a 42 punti il Sansepolcro, poi Città di Castello a 38, Pontevecchio a 37, appaiate al settimo posto Spoleto e Flaminia a 36 punti, a metà classifica Pianese a 35, Sporting Terni a 32, poi Scandicci e Montevarchi assieme a quota 28. E segue un terzetto composto da Arezzo, Orvietana e Deruta a 23 punti, chiudono la Sestese con 22, la Fortis Juventus con 17 e il Monteriggioni, la Fortis Juventus con 18 e il Monteriggioni con 17, ultimo in classifica, anche se reduce da due ottime vittorie. Ne approfitto anche per leggere il numero di telefono con cui poter entrare in contatto con noi: 0586 944837 oppure SMS al 327 65 28360. Grazie Maurizio, e quindi Maurizio batte Marco 3-2, perché qui in studio oggi siamo tre Maurizio e due Marco. Al di là delle battute, Maurizio Casalini, appunto il presidente, innanzitutto complimenti perché siete secondi in classifica nonostante questa sconfitta interna. Da ricordare appunto che l'ultima sconfitta risaliva col Castel San Pietro l'8 dicembre 2010, sempre un'emiliana, domenica scorsa ha portato via 3 punti. Che partita è stata, presidente? Ma è stata una partita un po' particolare per vari motivi. Innanzitutto il fattore del tempo, che non ha giocato a nostro favore. Infatti avevamo una partita particolarmente impegnativa, anche perché la nostra avversaria è una squadra estremamente importante e ben formata, quindi il campo non ci ha dato una mano. Infatti abbiamo giocato in un campo che non era granché, era un campo in alcuni aspetti sembrava quasi una piccola palude.
e abbiamo subito preso un gol in area, così, un gol strano, che sul giornale è stato definito un gollozzo, effettivamente, effettivamente è stato un gollozzo che con un tiretto è andato in porta, il nostro portiere Gaffino neanche l'ha visto, si è visto noi in rete. Dopodiché la partita è stata tutta in salita con varie problematiche e non siamo mai riusciti a sfondare la porta avversaria. Devo dire che il portiere avversario è stato molto in gamba perché abbiamo sfiorato due o tre volte il gol, tra cui voglio ricordare la gran parata sul tiro di Mordagà, la deviazione in angolo sul colpo di testa, pardon, di Caponi. Quindi effettivamente abbiamo avuto anche un po' sfortuna, però è andata così. Voi siete comunque considerati uno dei migliori collettivi di questo girone. Marco Nardi. Sì, beh, io credo che il Presidente abbia centrato il discorso della partita di domenica scorsa, un po' di sfortuna, il terreno quasi infame, chiaramente non hanno reso giustizia al Pontedera e soprattutto non hanno fatto sconti al Pontedera, che fra l'altro mancava anche di qualche giocatore importante. È vero anche che Pavanello, il portiere avversario, davvero ha compiuto alcuni miracoli salvando la propria porta. Non dimentichiamo però che la Virtus Castelfranco è un'ottima squadra, la famiglia Chiezzi davvero sta facendo vedere che il calcio lo conosce e come, e soprattutto si propone, dopo la vittoria di oggi nel recupero, si propone come una delle forze più importanti di questo campionato. Giocatori come De Vex e come l'Artei, fra l'altro convocato per il torneo di Viareggio, davvero sono giocatori importanti. Quindi voglio dire, è chiaro che c'è rammarico da parte del Pontedera, però davanti si aveva una grande squadra e soprattutto condizioni ambientali, un po' di sfortuna e qualche assenza hanno determinato questa sconfitta. E quindi dal Pontedera passiamo al Ponzacco, visto che sono anche i cosiddetti cugini. Abbiamo qui Marco Gronchi, primo gol stagionale, un bellissimo gol e oltretutto domenica scorsa hai fatto il tiro che è costato l'espulsione di Fallivena e il rigore del pareggio del Ponzacco. Sì, è un periodo che siamo ritornati nella condizione che eravamo, nel girone di andata. Niente, col Pontedera abbiamo fatto una grande partita, la nostra squadra è una squadra che ha grande carattere, non molla mai, ed è per questo che portiamo in fondo queste partite anche con delle vittorie. E niente, il primo gol, che devo dire, sono contento, era l'ora, dopo tanti pali, traversi, rigori sbagliati, è arrivato. E questa è l'andata col Pontedera, se non sbaglio. Sì. Vediamo un po' anche in sottofondo le immagini che appunto da casa, e poi penso che ci sia una foto a te particolarmente cara, perché insomma con lo sponsor frutta penso che sia una cosa importante. Empoli è stata una bella esperienza, sì. Dopo la Stella Rossa a 11 anni mi ha comprato l'Empoli, ho fatto tutte le trafile, ho assaggiato anche un po' di prima squadra. E niente, dopo la prima squadra a 19 anni sono andato a Roma, Cisco Roma, poi ho fatto Poggibonsi, Viterbese, Valenzana e niente, l'anno scorso era San Gimignano e quest'anno sono arrivato in questa, diciamo, grande società, perché dal primo giorno che sono arrivato... Ecco la foto che dicevo, guarda. Sì, quanti anni ci avevi qui? Qua c'avevo 16 o 17 anni. Partita era quella? Ma era amichevole, non so. Hai giocato anche in nazionale, se non sbaglio, vero? Sì, ho fatto da l'Under 16 fino all'Under 19. Quindi, buono. Marco, insomma, questo ragazzo che è un fisico molto possente, regge tante volte da sé il reparto avanzato, insomma, ora ha cominciato anche a far gol. È il classico giocatore che si dice che fa reparto anche da solo, e credo che sia importante per il Ponzacco. Quello che è più importante, io credo che ci sta a notare che il Ponzacco, il Forcoli e il Rosignano praticamente sono forse al momento le squadre che sono un attimino un pochino più avanti come condizione fisica delle altre, perché sono squadre che combattono, che hanno trovato una propria identità e soprattutto cominciano anche a fare risultati. Credo che per il futuro questo sia un buon viatico. È chiaro che ci sarà ancora da lottare, però
Mi sembra importante a questo punto del campionato, campi pesanti, situazioni difficili anche magari per mancanza di giocatori, per influenza o per squalifiche, quindi è importante avere questa condizione, soprattutto è importante capire che i mezzi ci sono per uscire fuori e per fare un certo campionato. E in attesa anche poi di chiamare il numero uno del Folco di Calcio, ovvero presidente Tommasi, invito la regia a far vedere appunto la sintesi della partita Pontedera Virtus Castelfranco. E appunto sono circa 500 presenti, tra cui la famiglia Baracchini, sia Luciano che Marco, con l'assessore Franconi. Ecco appunto le squadre che stanno entrando in campo. Stadio comunale di Pontedera per questa 24esima giornata, che vede la seconda in classifica, ovvero il Città di Pontedera contro la Virtus di Castelfranco Emilia. Un Pontedera molto rimaneggiato, giocherà a causa delle squalifiche di Remedi, Falivena, Carfora e Magnani, appunto contro la Virtus Castelfranco, che sta facendo veramente un ottimo campionato. Ma vediamo subito le formazioni. Il US Città di Pontedera schiera in porta Gaffino Rossi, Martinovic, Ceccarelli, Chiucolo, Fiasconi, Agnorelli, Simoncini, Ferretti, Mordagà, Caponi, Meacci. Rientra in panchina Marco Masi dopo il turno di squalifiche, porta con sé Puglione, Banchellini, Nucci, Gherardi, Marconcini, Bracci e Lucarelli. La Virtus di Castelfranco schiena in porta il numero 1 Pavanello, Sacchetti, Spinazzi, Lartei, Tammaro, Maier, Magadino, Giurola, De Vecchis, Beatrizzotti, Selleri. Il mister Marcello Chezzi, ricordiamo che anche il figlio del presidente, porta con sé in panchina Michael, Di Virgilio, Boilini, Politano, Carvisiglia, Buldrini e Venezia. Arbitra il signor Martelli di Lanciano, con il primo assistente Punziano e secondo assistente Ambrosino della sezione di Napoli. E subito risponde la Virtus Castelfranco, proprio in un campo pieno di fango in questo lato. Ecco qua il numero 11, ovvero Selleri, che crossa, primo stop, ancora il West di Potere, addirittura Selleri, cross in aria, tiro e capitan Fiasconi, calcio d'angolo. Ancora il numero 11 ospite, Selleri sulla battuta del calcio d'angolo, la palla in aria. Traiettoria molto lunga, Lartei di testa e De Vecchi la tocca appena, rete! Il gol del Virtus Castelfranco proprio al terzo minuto della partita. Festeggia De Vecchis, il bomber della Virtus Castelfranco. Ma il Pontedera non ci sta. Vediamo appunto che cerca di riordinare le idee. Ecco, queste sono immagini già del secondo tempo. Il Pontedera cerca di attaccare, come vediamo, il numero 7, Simoncini. Pontedera, palla in aria, saltano i difensori, addirittura il capitano Maier, grande giocatore di grande esperienza. Ecco qua i baby del Pontedera, Mordagà che si invola verso l'aria, apre sulla sinistra, retropassaggio, Pavanello con le mani, ha preso con le mani il portiere Pavanello, giustamente l'arbitro Martelli di Lanciano fischia una punizione in due in aria, va subito sia Sacchetti che capitan Maier a discutere con il direttore di gara. Vediamo subito Mordagà che posiziona il pallone, siamo all'altezza del dischetto del rigore della Virtus Castelfranco. Ecco qui il fischio, tira Mordagà, paratissima di Pavanello, miracolo del portiere della Virtus Castelfranco, grande occasione dell'US Città di Pontedera. E qui Alessio Mordagà viene toccato in aria, ma cosa fa l'arbitro? Viene ammonito nuovamente Alessio Mordagà, questo è il suo secondo cartellino giallo della partita. Si dispera il bomber del Città di Pontedera. Ecco qui che l'arbitro fa vedere appunto il cartellino rosso, espulso al 90esimo Alessio Mordagà. Ci prova comunque fino alla fine, nel minuto di recupero del Pontedera con il numero 4 Chiucolo, cross in aria, salta il difensore della Virtus Castelfranco, la palla addirittura termina in fallo laterale, ma è questo momento che l'arbitro fischia alla fine, la Virtus Castelfranco batte l'US Città di Pontedera per 1-0. È finita la partita a Pontedera, Virtus Castelfranco 1, Pontedera 0, ed ora sentiamo le voci dei protagonisti.
presentati con 5 titolari assenti, chiaramente non era facile, soprattutto perché li ha sostituiti, magari avendo giocato anche poco, trovare la posizione giusta, trovare il ritmo giusto. Poi è stata questa partenza a handicap subito il primo gol all'inizio, e poi diciamo che ci ha messo del suo anche il portiere suo, perché almeno nel suo tempo ha fatto 3 grossissime parate. E queste erano appunto le immagini della sintesi di Pontedera Virtus Castelfranco. Ringraziamo subito Fabrizio Giannoni per il contributo video, ma anche la direzione e regia di DM News. Presidente, queste mancanze, insomma, questi giocatori, che era mezza squadra, possiamo dire. Sì, erano diciamo la colonna portante della nostra squadra. Magnani, Remedi, Collini, Carfora e Falivera. Quindi sono giocatori estremamente importanti per la squadra e per fare anche il risultato. Quindi mancava sia l'attacco che la difesa. Quindi, tra l'altro ci staranno guardando perché oggi è venuto Umberto Renghieri da noi in studio lì appunto a DM News per prendere la cassetta, sicuramente l'avranno guardata oggi pomeriggio Mister Masi, perché comunque questo gollozzo, fra virgolette, poteva essere evitato, e poi questa parata, come ho detto anch'io in cronaca, del portiere Pavanello in questa punizione di Mordacà. Certo. Chiaramente mancando 5 giocatori importanti per la nostra squadra, indubbiamente l'allenatore ha dovuto un po' rimaneggiare la struttura della squadra, quindi metto sempre il solito modulo, però cambiando indubbiamente i giocatori. È ovvio che potevamo far meglio, già con la squadra che era in campo abbiamo fatto l'impossibile, perché come abbiamo visto anche dalla sintesi abbiamo giocato, abbiamo sempre attaccato e abbiamo avuto sfortuna. Chiaramente avendo Magnani in attacco e il nostro importante Falivena nel mezzo alla difesa, potevamo fare di più. Comunque così è andato. Peccato, perché comunque il Virtus Castelfranco appunto è, se non sbaglio, a 40 punti. Sì, 40 punti. Quindi insomma è lassù in alto, sì, quindi sì, è una bella squadra. Ora per la prossima partita, che è il 27, perché questa la saltiamo, sì, il campionato è fermo, dovremmo recuperare tutti all'infuori di Collini, che ahimè al momento è sempre infortunato e non sappiamo ancora l'esito esatto di quello che sarà. Infortunato, ricordiamo, la partita del derby a Ponzacco. Sì, il derby a Ponzacco, se si fece male. Maurizio Ribechini, e poi abbiamo già una telefonata, sentiamo prima Maurizio. Mi permetto, no, su questo lei diceva sugli assenti, purtroppo credo proprio ci sarà anche Mordacà, perché Mordacà appunto doppia ammonizione, sì, quello, quindi sì, molto probabilmente sì, ecco questa Mordacà. No, ecco, le volevo chiedere intanto anche un'opinione, ecco, su questa, perché l'arbitro appunto l'ha ritenuta una simulazione, lui magari, come anche poi negli spogliatoi, ha giustificato, magari si è sentito toccato, quindi il rigore al limite, non so cosa ha detto. Per me c'era, vedere l'immagine, vedendo l'immagine, non è così netta la simulazione. Ti spiego, il problema di giocare in un campo particolarmente strano e disabile in alcuni casi porta magari i contatti a essere un pochino più accentuati. Certo. Quindi sicuramente il Mordacà è stato toccato e è andato in terra, però magari in un campo asciutto non sarebbe caduto, perché magari aveva più grip, aveva più tenuta. Quindi indubbiamente lì il rigore c'era, però per l'arbitro è stata simulazione. E allora sentiamo chi ha il telefono, pronto? Pronto. Chi è? Sono un ammiratore di Bomber Gronchi. Bomber Gronchi. Bene. Volevo fargli delle domande, si può? Certo, come ti chiami intanto? Mirko Balotelli. Va bene, Mirko. Dimmi, Mirko. Allora, Bomber, come ti senti dopo la prima rete stagionale? Non sento. Aspetta, parla più piano. Bomber, come ti senti dopo la prima rete stagionale? Come mi sento? Ma alla grande, speriamo di continuare così. Ma da dove chiami, Mirko? Da Ponzacco. Ah, ecco. Da casa del presidente Passerai. Bene. Grande Marcone. Ecco, questa no. È una trefata pilotata o no? No, ma non mi hanno detto niente. Salutiamo tutti, è il nostro idolo. Bene, grazie, no, Mirko. Saluta tutti. Abbiamo anche... Sì, infatti, forse saranno loro, comunque qualcun altro che infatti dice Marco Gronchi in nazionale, forse appunto questi stessi amici che hanno chiamato. E poi questa è una trasmissione così, presidente, è aperta a tutti, quindi andiamo avanti. Presidente, un'altra domanda. Torniamo a Pontedera. Pensando che fino al 90° eravate a meno 11, invece siete solo a meno 9, vi siete sentiti un po' graziati, diciamo, da questa defiance finale del Borgo Abugiano?
Ma no, no, non graziati, che il Borgo si sa è una grande squadra, è ben strutturata, è una squadra che è già da tempo, non da quest'anno come del resto noi, che cerca gli obiettivi importanti e quindi non siamo sentiti graziati. Ecco sì, il calcio è imponderabile, come tale c'è la possibilità o l'impossibilità di fare gol. Bene. Marco, te cosa ne pensi? A parte vedi che quando c'è un bel gruppo, la stavo pensando a Mirko la telefonata, il bello del calcio è anche questo, no? Che noi parliamo, vediamo tante immagini, tante cose. Penso che veramente invece queste telefonate insomma, ci danno la forza, Presidente, anche ad andare avanti, che la goliardia è anche importante. Importantissimo. Non so se sono pronti in regia per anche il contributo tecnico del commento dei mister Riccardo Marmuggi del Ponzacco, dopo la vittoria, ricordiamo, di 3-1 domenica scorsa, col primo gol stagionale, ricordiamo, di Marco Gronchi, poi di Capitan Menicucci su punizione, poi in contropiede Dughetti che ha chiuso appunto sul 3-1. Linea alla regia. Grande Ponzacco, espugna il campo di Pizzi Ghettone. Mister Marmuggi, una grande prestazione dei tuoi ragazzi. Sì, una grandissima prestazione di questi ragazzi che oggi hanno veramente coronato il momento positivo che stiamo attraversando da un mese a questa parte, anche considerando la sconfitta di Castelfranco, che secondo me era immeritata. Devo dire che in questo momento i ragazzi stanno veramente attraversando un momento psicofisico ottimale. Questa vittoria che aspettavamo poi tra l'altro da tempo ci consente di guadagnare delle posizioni importanti in classifica a cospetto delle sconfitte delle squadre che abbiamo dietro e ci mette in condizione di cominciare a guardare il campionato con una certa tranquillità senza naturalmente peccare di presunzione, senza abbassare la guardia, però è chiaro che una vittoria così pesante in un campo difficile come quello di Pizzighettone ci dà grande forza, grande credibilità in noi. Quanto ha inciso il recupero domenica scorsa nel derby in 9? Beh, sicuramente ha inciso perché i ragazzi hanno avuto la consapevolezza ben matematica che questo aspetto fisico, questo aspetto morale, l'aspetto dello spirito di gruppo è ritornato. Non è da tutti portare a fondo una partita in due uomini in meno contro una squadra come quella del Pontedera, in una partita importante dove chiunque sarebbe crollato alla fine del primo tempo con due uomini in meno, un calcio di rigore a pochi minuti dallo scadere. Quindi la dimostrazione è che questa squadra ha recuperato veramente l'aspetto psicofisico e quella partita ci ha dato una grande forza, una grande sensazione di credere nei nostri mezzi. Il collettivo è ben amalgamato, soprattutto c'è un San Passerai perché sull'azione del vantaggio ha preso questa palla veramente come un gatto. Ma Luca è stato proprio bravo per questo, perché direi tutto sommato grandi interventi non ce ne erano stati, ma è proprio lì il difficile per un portiere, credo, farsi trovare pronto al momento opportuno e lui lo è stato e quella è una parata da 10.000 euro e noi sappiamo il perché. E questa era appunto l'intervista al ritorno da questa vittoria di Pizzighettone con mister Marmuggi. Marco, sei d'accordo con le sue affermazioni? Sì. No, Marco, è vero, hai ragione. Marco Gronchi. Innanzitutto colgo l'occasione per salutare il mister. Solo il mister? No, anche direttore, presidente, che... Niente. Quello che ha detto il mister ha perfettamente ragione, perché... ad essere un grande gruppo tante volte ci porta a questi grandi risultati, come ho detto anche prima, ha detto il mister. E niente, bisogna continuare così, e stiamo facendo un grande lavoro con lo staff, e speriamo che il nostro obiettivo è la salvezza. Finora, cioè per ora ci stiamo riuscendo alla grande, speriamo di continuare così. Non è che manca qualcuno che vuoi salutare? Due persone, dai. Una è dietro le telecamere, poi uno. Una vabbè, la mia ragazza. E c'è sempre un giubbottino rosso quando va allena. Una è la mia ragazza, una il professore. Ah, il prof, il grande prof. Che se no domani sgomberai. Maurizio Di Pechini, due domande a Marco Gronchi. Ma sì, in realtà ecco, cosa prova un attaccante che appunto dopo praticamente 5-6 mesi appunto che non segna, riuscire finalmente a metterla dentro e soprattutto a essere decisivo, perché poi un conto magari no sarebbe stato fare un gol, faccio per dire, sì, sul 4-0 per gli avversari, sì, fare il 4-1 viceversa chiudere la partita, invece fu il gol che ha lanciato la vittoria vostra. Sì, sì. Ma per un attaccante è la cosa più bella,
che ti aiuta ad andare avanti, a farne altri, a lavorare meglio col gruppo, a essere più libero quando giochi. E niente, speriamo di più convinzione, sì, speriamo di iniziare. Mancano 9 partite, speriamo di farne altrettante. Marco, anche te, Mardi, invece, insomma, festeggiamo questo primo gol, perché comunque avrà portato due pasticcini, ha portato qualcosa, una bocca ha fatto. È chiaro che quando si gioca bene, quando i risultati arrivano, è chiaro che poi si lavora bene anche durante la settimana. Io credo che sia importante, visto che ci sarà questa interruzione di campionato, affrontarla con qualcosa di buono alle spalle. Si lavora più volentieri, ci si applica più volentieri, si sente meno la fatica, si rinvigoriscono le forze proprio guardando con più tranquillità a quello che è il futuro. Importante sarà davvero questa interruzione di campionato. Chissà se a qualcuno magari potrà far ricaricare le pile, ad altri invece potrebbe far interrompere quella che è una serie abbastanza positiva. E quindi vedremo poi fra 15 giorni che cosa sarà successo in questo frattempo. E è chiaro che d'ora in avanti nessuno può più permettersi di sbagliare, l'abbiamo già detto anche nelle puntate precedenti, però più si accorcia il tempo, chiaramente più la meta diventa o più vicina o più lontana, secondo dei punti di vista. Io credo che il Borgabuggiano sicuramente, non dico che vincerà il campionato, però ha già messo una mano avanti rispetto agli altri, perché, ripeto, accorciandosi il tempo, anche se a Borgabuggiano mi si è stinto un po' la bocca per quanto riguarda quei risultati domenica scorsa, che è stato buttato al vento al 92esimo, però è chiaro che mancando una partita in meno e gli avversari non ne hanno approfittato, anche a livello psicologico sicuramente a Borgabuggiano si sta più tranquilli. E chi invece sta andando e risalendo la classifica è il Forcoli, e quindi ne parliamo subito con il numero uno, ovvero il presidente Walter Tomasi. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, insomma, come ha detto Giorgio Corradetti, qui mercoledì scorso bisogna fare grande attenzione, attenzione c'è stata, avete vinto 2-0 meritatamente. Beh, insomma, non era una partita difficile sulla carta, quindi... Però era l'atteggiamento iniziale che doveva essere l'atteggiamento è notevole, c'è stato anche un'ottima prestazione dei giovani, abbiamo giocato con 2 punte fuori quota che si sono confermate, e direi che per noi l'obiettivo, andiamo avanti a step ormai questo campionato, per cui l'importante è arrivare a 43, insomma sicurezza, poi quando ci arriveremo penseremo al prossimo obiettivo, insomma andiamo avanti a traguardi da raggiungere, vediamo un po' dove arriviamo. Presidente, comunque 43 punti ormai, diciamo così, mancano 10 partite, voi mancano 4 punti a questa quota, quindi mi sembra abbastanza sulla carta, insomma, fattibile. No, invece volevo chiedere, speriamo, Maurizio Di Bechini, sì, buonasera, ci conosciamo qui in studio. Salve. No, io appunto volevo dire cosa, visto che qui avevamo ancora detto che comunque cercava di stare molto copiati per terra, perché indubbiamente questi avversari sono molto scivolosi, vero, sono sulla carta, sono ultimi, sono tutti giovani, hanno solo 6 punti, anche se la loro unica vittoria è avvenuta proprio in trasferta. Però ecco, le volevo chiedere cosa comunque ha significato finalmente tornare a vincere in casa, cosa che non succedeva da quasi 2 mesi. Beh, è importante anche per il pubblico che ci viene a vedere, penso sia un ritrovare comunque un ritmo, una certezza e una tranquillità in se stessi, insomma, quindi è stato molto importante. Non dimentichiamoci che comunque dobbiamo affrontare parecchie partite importanti, abbiamo da ricevere ancora il Ponsacco, il Pontedera, il Borgabuggiano, quindi saranno comunque incontri al vertice ai quali noi andiamo con convinzione, però forse con la tranquillità, che per noi non sono magari partite, diciamo così, l'ultimo sangue, come può essere per Pontedera e Borgabuggiano, che stanno dividendo la corsa alla vetta. Noi ormai diciamo che puntare all'alto non possiamo puntarci più, il divario è notevole, però insomma, possiamo dar fastidio a parecchie compagini. Insomma. Marco Nardi. Presidente, io le faccio una domanda fuori dalle righe. C'è sempre questo fair play a fine partita da parte di tutte le squadre. La Serie D è quello che in pratica lo ha iniziato. Ma c'è davvero questo fair play oppure magari è solo così, una forma, una facciata? Mi spiego meglio, Presidente. Una squadra che magari sta vincendo 5-0, che cosa deve fare? Deve continuare a far gol o deve così aver pietà, che è sempre una forma anche abbastanza irrispettosa, la pietà verso un avversario?
Ma io direi che la consuetudine in campo e il gentleman agreement che normalmente c'è in campo porta a non insistere. Abbiamo avuto dei casi, di cui anche il Folco è stato protagonista in passivo, diciamo, di episodi invece in cui c'è stato un accanimento nei confronti della squadra che perdeva abbondantemente, però normalmente non succede mai, insomma, si cerca sempre di venirsi incontro, perché poi in fondo insomma è anche giusto così. Stiamo comunque disputando partite di calcio, il calcio è comunque uno sport e quindi l'atteggiamento sportivo dovrebbe essere la base, altrimenti non si cambierebbe sport, avrebbe un altro nome probabilmente, no? Quindi questo fair play tutto sommato esiste? Sì, esiste, e io auspicherei anche, io sono sempre quello che cerca sempre di trovare gli accordi con le altre compagini, per esempio come esiste in Serie D, mi piacerebbe ci fosse un'associazione che riunisse i presidenti delle varie compagini, perché io sono convinto che per esempio unire presidenti in associazioni di categoria potrebbe dare grossissimi vantaggi per trovare degli obiettivi comuni, e sostenersi a vicenda potrebbe essere solamente positivo. Ecco, io stasera lancio questa idea, fare delle associazioni di presidenti di squadre di interregionale, magari avendo riguardo alla territorialità, no? Per esempio le province o le province attigue, perché credo che gli interessi delle compagini siano abbastanza simili poi alla fine quando sono posti nella stessa zona, quindi un'associazione di questo tipo farebbe bene a tutti, alle società, ai presidenti e credo anche alla categoria, insomma. E domenica, Presidente, appunto, andrete a Carpenedolo, che tra l'altro ha perso nettamente 3-0 dal Castel San Pietro, quindi anche domenica ci vorrà un Folcoli con un grande atteggiamento molto molto attento. Ma io direi che ci siamo, insomma, quindi domenica è stata un'ottima partita, interpretata molto bene dai giocatori che erano in campo, c'è stato qualcuno che ha giocato che è fuori ruolo, però ha giocato molto bene, quindi io sono molto ottimista per domenica. E quindi tanto domenica, ricordiamo, per il torneo di Viareggio non ci sarà il campionato di Serie D, parleremo quindi di tanto calcio e l'aspettiamo studio mercoledì prossimo, Presidente. Ci sarò, mercoledì ci sarò, promesso. Grazie, grazie. Prego, pure a suo Folcoli, a Giorgio Corradetti, a Mister Cadini e a tutti, grazie. Grazie, saluti a tutti, buon lavoro, arrivederci. Presidente, ha detto Tommasi, tanto devono venire tutti da noi, quindi nella Tana del Lupo. Sì, è un campo difficile Folcoli, eh? È sempre stato, è una buona squadra, hanno un ottimo presidente che riesce a compattare il gruppo e poi anche il risultato, il punteggio, la classifica parla da sola, quindi il Folcoli è nella testa alta della classifica, quindi è una squadra che tutti temiamo e penso ora, secondo me è stato anche troppo modesto a dire che gli basta 43 punti, perché secondo me può fare molto di più, anzi sarà un degno avversario per rimanere in testa e fare concorrenza alla capolista. Io penso questo qui, quindi andare a Folcoli sarà semplice per la vicinanza, perché in 10 minuti ci andiamo, ma sarà molto difficile giocarci. E soprattutto ricordiamo che con questo recupero è stato scavalcato appunto in classifica dal Castelfranco, che è arrivato a 40 e il Folcoli a 39. Marco, sei d'accordo con quanto ha detto il Presidente poc'anzi, mi sembra? Cioè, effettivamente tante squadre devono passare a Folcoli e anche il Folcoli che ha ingranato questo ruolino di marcia, non so, cosa ne pensi? Ma sicuramente sembra in crescendo il Folcoli, come del resto il Ponzacco e come del resto anche il Rosignano. Sembra che abbiano trovato, come si dice, la quadratura del cerchio, tanto per usare una battuta scontata. E credo che questo, ripeto, possa far sperare bene per il futuro. Io volevo però sentire un attimino Casalini, il presidente dell'Unione Sportiva Città di Pontedera, perché c'è un messaggio simpatico che molto probabilmente è sfuggito un po' a tutti. Dunque, lunedì scorso, Presidente, come lei sa, era il 14 febbraio, San Valentino e tutto quel che ne consegue. Io credo che sia un tifoso del Pontedera che ha dedicato una frase alla propria ragazza, alla propria moglie, non so chi sia. È una Yolanda, però il nome di chi ha fatto questa frase non c'era. Ha detto testualmente: quando ti vedo esulto come quando Caponi fa gol. Cioè, queste cose, secondo me, fanno sperare in un calcio migliore, sicuramente, perché i tifosi, quando vogliono, sanno anche essere profondi, cioè amare una squadra come forse si ama la persona che si è accanto per una vita o per un certo periodo della vita. Insomma, mi sembra importante e bello
è un senso di rispetto anche nei confronti della sua squadra, Presidente. È vero. A Pontedera c'è una tifoseria estremamente profonda che ama il calcio pontederese proprio nei meandri, quindi la segue non solamente per il risultato calcistico, ma la segue come volontà, giornalmente, quotidianamente seguono il Pontedera Calcio. Chiaramente la storia ultima del Pontedera non è stata tra le più felici, quindi proveniamo da un calcio pontederese con delle difficoltà oggettive importanti, quindi indubbiamente anche per i tifosi così estremamente attaccati al colore della maglia, al colore granata, trovarsi una squadra che lotta in cima alla classifica con un gruppo di giocatori così coeso, penso che sia una grossa felicità, e questo a me come presidente, come gruppo di gerenziale fa veramente piacere. Siete partiti in ritardo, comunque poi amplieremo. Noi siamo partiti, sì, prego. Abbiamo, no, Presidente, una telefonata in diretta, quindi poi torniamo subito anche a lei. Non so, chi è? Pronto? Pronto, sono il prof del Ponsacco, Stefano Maggiari. Oh, prof, buonasera. Buonasera, volevo salutare Marco Gronchi. Ciao, prof. Che so che mi ha fatto un saluto, volevo ringraziarlo per il saluto. E soprattutto tengo a precisare che avete davanti un ragazzo d'oro, un ragazzo fantastico sotto profilo atletico, sotto profilo morale. L'unico difetto, lui lo sa, che è la sua omosessualità latente. Però per il resto è un ragazzo d'oro. Ma qui siamo nella privacy, professore. Volevo salutarlo. Ciao, prof. Salve. Ha detto perché c'è la ragazza dietro le telecamere? No, lui lo sa perché è omosessuale, lo sa. Infatti è arrivato un messaggio in tal senso, ora abbiamo scoperto chi l'ha mandato. Non l'avevamo letto per rispetto della privacy, lei gli ha confessato. Va bene, prof, come sta andando ora, visto che sei al telefono, a livello... Ah, niente, allora... È uscito. Lo chiederemo. Posso leggere, visto che parliamo di Ponsacco, è arrivato proprio un messaggio... Sì, poi torniamo al Pontedera, perché volevo fare una domanda poi al Presidente. No, era pertinente, infatti se restava anche al telefono il... appunto, preparatore del Ponsacco, e questo tifoso che ci scrive molto spesso, si chiama Maxi da Ponsacco, dice Gronchi, Scalzo e Vanni, in casa il Ponsacco deve continuare a mostrare più audacia, più offensività, schierando il tridente. Questo era, insomma, sarebbe stato interessante anche avere una sua opinione. No, perché quando uno chiama da fuori non sappiamo mai chi Ovviamente. È, quindi lo mettiamo subito in linea. No, parlavamo invece, Presidente, di questa nuova società, che è la società di Pontedera, siete partiti in ritardo... Avete preso, e poi casomai se vogliamo anche dire, avete fatto una scelta importante, cioè Umberto Aringhieri, che ricordiamo è laureato a Coverciano quale direttore sportivo, quindi una scelta contro all'inizio, che però si è risultata vincente perché ha messo su un collettivo e siete in alto. Certo, noi siamo partiti estremamente in ritardo perché effettivamente grazie poi all'amministrazione comunale abbiamo formato questo gruppo che ha scelto appunto di incominciare sotto certi aspetti da capo, perché la vecchia società non ci incastra niente con la nostra, abbiamo avuto un numero di matricola completamente diverso, quindi la prima cosa da fare, oltre a formare lo staff dirigenziale, era quello appunto di trovare le persone tecniche, quelle che dovevano formare poi la squadra vera e propria. Quindi mi fu sottoposto a me alcuni direttori sportivi, tra cui Umberto Aringhieri, che io già stimavo come persona ottima, come persona cristallina e poi anche come professionista. Come lei ha detto, appunto, è uno tra i pochi che è diplomato a Coverciano. E poi perché era anche una sfida, perché tutti sappiamo la famiglia Aringhieri, chi è, da dove proviene, quindi... Mettere in casa un direttore sportivo di Ponsacco, della cerima nemica di Pontedera, è stato per noi una sfida. Effettivamente si è dimostrato un professionista, ha dimostrato di saper lavorare bene, perché non ci scordiamo che se siamo anche secondi in campionato è grazie anche alla loro professionalità. Perché come collettivo, importante. Il nostro obiettivo è quello di creare le persone e di farle lavorare. L'obiettivo del direttore sportivo è quello di creare la struttura, la squadra
e di portarci a vincere in questo caso. Tra l'altro Umberto, l'abbiamo sentito, ci siamo visti stamattina, ci siamo sentiti anche poc'anzi e mercoledì sarà qui ospite. Quindi. Sì. Allora, abbiamo invece al telefono per il girone E, ovvero Toscana e Umbria, Rosario Murro, che è anche direttore di Calcio Press, è chiaramente consigliere Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana del gruppo Umbria, ma anche corrispondente di Umbria Quotidiano 10, che è il direttore Ivan Zazzaroni. Rosario? Eccomi, buonasera Maurizio. Ciao Rosario, benvenuto in diretta qui dalla nostra trasmissione, c'è il presidente Casalì del Potedera Calcio, Maurizio Ribechini di Radio Bruno. Poi abbiamo il bomber Marco Gronchi del Pozzacco Calcio e Marco Nardi che è la storica voce della trasmissione domenicale Radio Bruno Sport. Allora, parlaci qualcosa delle tue indicazioni del girone E. E intanto volevo precisare, Maurizio, scusami, ma il direttore del giornale dello Sport, ex direttore di Calcio Press. Ah, vabbè. L'ex non l'ho visto, però va bene uguale. Va bene, non è un problema. Buonasera ai tuoi ospiti. Sì, un girone questo insomma abbastanza devo dire variegato sotto l'aspetto principalmente della classifica. Il Perugia ormai diciamo è stato costruito per una promozione diretta. Io penso che il Perugia abbia le carte in regola per poter ritornare nel calcio professionistico. L'altro c'è questo Castelrigone che è a 6 punti in classifica. Una squadra probabilmente attrezzata anche per il salto di categoria, però diciamo la verità che noi in Umbria vediamo bene il Perugia in questo girone, l'abbiamo visto anche all'Opera a Terni contro lo Sporting in un derby, ma in una gara a sé, diciamo, il derby si sa, sono tutte gare a sé, e c'era più la voglia da parte dello Sporting forse immedesimandosi con le maglie della Ternana, perché tu sai che la Terni e Perugia non corre buon sangue a livello sportivo. Sì. Ed è stata una vittoria netta da parte della squadra del presidente Gambino, che lo stesso presidente poi ha dichiarato di essere soddisfatto del comportamento della sua squadra, principalmente perché lo stadio Liberati era zeppo di pubblico, più pubblico in questo derby che nelle partite interne della Ternana Calcio. Per quanto concerne le Umbre, devo dire che c'è anche il Todi che viaggia a pari punti con il Castelrigoni, è una squadra che ormai ci sta bene in questa categoria, ma sono troppi anni che viaggia in interregionale. Potrebbe anche, a mio parere, attrezzarsi per un rush finale importante. Dovrebbe confrontarsi certamente con dei piccoli problemi societari che sussistono in casa del Todi. C'è stato anche questa bellissima vittoria, devo dire, della Pontevecchio contro il Castelrigone, che è stata una vittoria che ha ridimensionato in parte le ambizioni del Castelrigone, anche perché la Pontevecchio, ricordiamo, è una squadra alle porte di Perugia. Tantissimi anni che c'è questo sodalizio che sforna sempre piccoli e grandi campioni nel panorama calcistico nazionale. Quello che devo dire è la verità, che mi rimane un po' così l'amaro in bocca, è vedere l'Atletico Arezzo che viaggia in quart'ultima posizione in classifica a 23 punti. Sappiamo delle vicissitudini della società, sappiamo anche di tutto quello che è accaduto intorno al mondo Arezzo Calcio. D'altronde questa è una posizione molto molto pericolosa, perché insieme all'Arezzo c'è l'Orvietana, il Deruta 23, come voi senz'altro siete al corrente, e poi andiamo più giù in classifica trovando se stessi Juventus e Montiregioni. Fortis Juventus. Scusa, c'è Maurizio Ribechini, ti vuole chiedere qualcosa, Rosario. Senta, appunto, parlava di Arezzo, squadra che insomma fino addirittura un paio di mesi fa era davvero invischiata nelle zone bassissime, era un pochino in ripresa. Volevamo sapere, visto che insomma siamo una trasmissione che parla di calcio toscano, lei come vede nelle ultime partite questo Arezzo? E poi sempre parlando di una squadra toscana che a me sembra molto in difficoltà, restiamo lì vicino, il Montevarchi che sta perdendo praticamente con chiunque, infatti l'ultima giornata ha perso in casa proprio col Monteriggioni in questo derby regionale. Ecco, come vede queste due squadre? Ma guardi, io sinceramente sono abituato a parlare così schiettamente, c'è la pestilenza del calcio toscano, scusi l'espressione, c'è un po' così di abbandono all'idea di ritornare un po' con queste squadre che poi hanno fatto un po' la storia del calcio toscano,
a mio parere sono due squadre blasonate in questo girone, che però non hanno ancora trovato, secondo me, la giusta dimensione. Questi sono campionati molto difficili. Chi dice che la Serie D è il campionato, come mi è spesso capitato di sentire dei colleghi, campionato cosiddetto dei poveri, sbaglia, perché è proprio la Serie D dove c'è meno pressione economica, dove si riesce a portare avanti delle società, diciamo non con pochi soldi, ma con meno sforzi rispetto al professionismo, dove c'è una contrattualità molto ben diversa rispetto a quella che è l'interregionale. Le posso garantire che io vedo l'Arezzo in un campionato di transizione, ma senz'altro ritornerà a essere l'Arezzo che tutti abbiamo conosciuto. Io lo conosco molto bene per aver seguito per molti anni la Ternana e mi ricordo di molte gare bellissime allo stadio Italia di Arezzo, se non erro. Quindi a mio parere è questo il destino dell'Arezzo, e come sarà il destino del Montevarchi. D'altronde quanti campioni sono usciti da queste due società? Bisogna solamente trovare gente adatta, a mio parere, nel mondo del calcio toscano, perché oggi devo dire, anche se andiamo un po' più su, se mi permette Maurizio, certo, di andare un attimo in una categoria superiore, la Lega Pro, e parlo di prima divisione, abbiamo delle bruttissime notizie che riguardano la San Giovannese. E quindi diciamo che si sta verificando il male del calcio, ma anche perché ci sono molte spese e molti presidenti non riescono a far fronte appunto economicamente. Rosario, c'è Marco Nardi, proprio l'ultima domanda. Buonasera Rosario, intanto io mi permetto di definirmi collega, anche se insomma non so fino a quanto possa definirmi appunto collega tuo. E ti do anche no, del tu. Ci mancherebbe, io sono uno dei tanti, puoi permetterti questo e altro. Una domanda, ce lo chiediamo spesso, ma io vorrei sentire anche da te qualcosa su questo. Esiste la sudditanza psicologica? Ma la sudditanza psicologica, se ti riferisci anche nel calcio, esistono purtroppo tanti mali. Il male, secondo me, incurabile è quello di avere gente, per quanto concerne al timone, che non è gente di calcio. Io sono sempre più convinto che finché saremo governati da personaggi che col pallone non hanno nulla a che vedere, il calcio andrà sempre in picchiata, cioè in negativo, andrà in giù. E questo te lo posso garantire, avendo partecipato 20 giorni fa, 15 giorni fa a Coverciano a un seminario molto interessante. Io ho avuto la sensazione che il presidente UEFA, parlando proprio di calcio, Michel Platini, è l'uomo giusto al posto giusto. Abbiamo nel cosiddetto panorama nazionale delle nazionali, andando dall'Under 16, andando fino all'Under 21, personaggi molto competenti nel mondo calcistico, però poi ci fermiamo lì. Quando andiamo, a mio parere, oltre questa barriera, troviamo personaggi che col mondo nel calcio non hanno nulla a che spartire. Io sono sempre più convinto che il calcio deve essere governato da personaggi ex calciatori che riescono a capire il motivo, il per come, il perché, eccetera eccetera, e dopodiché anche la sudditanza per quanto concerne gli arbitri, secondo me, sarà un male curabile. La sudditanza esiste purtroppo, questo perché siamo esseri umani, e a mio parere, io quando mi confronto con gli arbitri, io personalmente, guardando una partita di calcio in televisione, penso che in quel momento forse anch'io mi sarei comportato in quel modo, cioè sbagliando. Grazie Rosario di questo tuo notevole contributo, che fa solo che piacere nella nostra trasmissione. Ci sentiamo come sempre noi domani mattina in privato, e poi le prossime volte, quando vorrai, sempre gradito ospite. Grazie a voi e buona serata a tutti. Ciao Rosario, grazie. Allora, devo mandare per forza positiva, posso chiedere una cosa al Presidente? Dai, sentiamo appunto, visto che si parla di questa cosa della sudditanza, appunto, il Presidente cosa ne pensa? Ma penso che effettivamente il giornalista ha ragione, è molto importante riuscire a estraniare il calcio da obiettivi diversi da che sono lo sport. Questo è una cosa veritiera, e questo sia nella, perché lui poi parlava sotto certi aspetti anche del calcio professionistico, ma questo accade anche nel calcio semiprofessionistico o anche dilettantistico, come nei nostri campionati. E indubbiamente riuscire a creare uno sport che sia irrilevante, che sia scisso rispetto a altri obiettivi, è l'augurio di tutti. Questo è un po' il nostro obiettivo. E con l'obiettivo del presidente di due società di Pontedera, Maurizio Casalini, linea alla regia per la pubblicità. Noi ci vediamo dopo.
Pianeta Biancoforno Volley, in onda tutti i giovedì dalle ore 21 su questo canale Sky 898, ovvero Jolly Sata. Nel nostro tavolo ci saranno tutti i vari protagonisti, dalla dirigenza allo staff tecnico e soprattutto le grandi giocatrici del Biancoforno Volley Team. E qui dai nostri video wall potete appunto vedere e scorrere le immagini delle singole partite. Pianeta Biancoforno Volley va in onda tutti i giovedì su Sky 898 alle ore 21, il venerdì alle ore 15, segue sempre il venerdì alle ore 24 e il sabato mattina alle ore 7. Altore, società specializzata nella mediazione immobiliare internazionale, è alla continua ricerca di ville, rustici, casolari per soddisfare le richieste dei suoi clienti da ogni parte del mondo. Altore, un servizio di assistenza continua che si contraddistingue per serietà e professionalità. Per vendere, affittare la vostra villa, il vostro rustico o il vostro appartamento, la scelta è Altore. Carissimi amici, un saluto a tutti da Gioia, da tutto lo staff della Pellicceria Eleonora e dalla signora Edda, a tutte le sue amiche, a tutte le sue clienti. Vi aspettiamo, cari amiche, per farvi provare direttamente, sentire la bellezza e la morbidezza di questi capi. A presto, cari amiche, ciao! Torniamo in studio, appunto sono le 21:23, sempre in diretta questa trasmissione Pianeta di Calcio Toscano. Maurizio Ribecchini, abbiamo già dei messaggi ancora? Sì, esatto, un messaggio che ci scrive Giulio da Pontedera e dice un saluto al nostro presidentissimo con la speranza che ci porti presto in Serie C2 e poi un saluto anche all'attaccante del Ponzacco Gronchi che nei due derby di quest'anno ci ha fatto davvero sempre soffrire. Davvero bravo, buonasera a tutti. Come si chiama? Giulio da Pontedera. Un applauso a Giulio perché è un messaggio veramente bello. Presidente, allora è un impegno, è un impegno, ma questo è, diciamo che l'appetito viene mangiando, è una frase fatta, però è la verità, questo accade anche nello sport. Siamo partiti con un obiettivo modesto, che io ho sempre detto che noi avevamo già vinto il campionato riuscendo a ridare vita al calcio a Pontedera, questo era l'obiettivo che ci si era proposto già dall'inizio. Chiaramente il nostro gruppo, il nostro team sta facendo bene e essendo secondi indubbiamente vogliamo provare a dare noia al Borgabuggiano. Questo vuol dire che anche noi cerchiamo di stare in lista per riuscire a andare al di là della Serie D. Però chiaramente... Diciamolo, andare nei professionisti. Andare nei professionisti. Perché questa è la importante. Realtà. Sia calcisticamente parlando ma anche economicamente, non ci scordiamo che le due cose devono andare sempre di pari passo, sono due binari che viaggiano sempre in parallelo, un occhio al bilancio e un occhio alla squadra, questo è molto importante secondo me ed è anche il segreto di riuscire a starci nel tempo. Allora Marco, poi arriviamo anche a te così rispondi a chi ha mandato il messaggio, ma credo che sia già in linea Andrea Luperini, il direttore sportivo del Pisa Sporting Club che anche oggi ha nettamente vinto, quindi passaggio del turno, Marco Nardi. Buonasera Andrea. Buonasera a voi, buonasera ai vostri telespettatori e ai vostri ospiti. Allora 2-0 all'andata a Fidenza, 3-0 in casa sempre contro Fidenza, 5 gol senza subirne nessuno. Che cosa significa? Niente, significa che volevamo questo passaggio del turno in tutte le maniere, l'abbiamo ottenuto, adesso siamo
nei quarti di finale ci giocheremo la Coppa Italia fino alla fine. Città di Marino, la prossima avversaria, squadra romana, squadra che fra l'altro partecipa al torneo di Viareggio. Sì, infatti un'ottima formazione, oggi l'abbiamo andata anche a vedere scaramanticamente, logicamente, però insomma ci serviva di vedere la partita perché tra un po' andremo a giocare contro di loro e quindi un'ottima squadra, un'ottima compagine, ha dentro di sé qualche giocatore che ha disputato la Serie B e quindi un ottimo organico, mi sa che sia la terza forza di Roma. Riguardo al campionato, Andrea, discorso chiuso o ancora non solo voi ma anche la Massese soprattutto potete vantare delle ambizioni? Ma a questo punto più la Massese di noi, però il discorso è sempre aperto, noi domenica abbiamo sbagliato, abbiamo avuto 5 minuti di follia, l'abbiamo pagata cara, nonostante tutto avevamo condotto la partita molto bene fino all'86esimo, eravamo in vantaggio, abbiamo subito prima la rimonta e poi il gol della Beffa quando dovevamo chiudere sul 2-0 a 4 minuti alla fine, purtroppo il calcio è questo e non l'abbiamo pagata cara. Un'ultima cosa Andrea, questo passaggio del turno per quanto riguarda la Coppa Italia a livello nazionale, Coppa Italia di eccellenza, crea qualche problema con le date, vero? Perché dovreste giocare il 2 di marzo, poi il 9, ci sei il turno infrasettimanale dell'eccellenza, quindi ci sono un po' di problemi, dovreste, se ho capito bene, trovare un campo dove giocare. Sì, anche perché proprio oggi discutevamo a fine partita con la federazione, perché il 2 di marzo è programmato il turno infrasettimanale di campionato, se noi pensiamo se abbiamo una partitissima contro la Pistoiese, ma non potremmo disputarla perché il 2 di marzo c'è l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia che logicamente passa avanti al campionato perché è una fase nazionale, sì. E in questa maniera andremo sicuramente a giocarla senz'altro secondo il parere della federazione anticipata al giorno 23. Il problema è che il giorno 23 sul campo sportivo di San Giuliano c'è il torneo di Viareggio e quindi è indisponibile anche l'impianto di San Giuliano, quindi stanno cercando di trovare una soluzione per farci giocare questa partita. Allora Andrea, io credo di non avere personalmente altre domande, non so se c'è qualche collega qui che vuol dirti qualcosa. No, io chiaramente Andrea gli faccio solo che complimenti a tutto il gruppo del Pisa Sporting Club, hanno fatto e stanno facendo bene, chiaramente ci proveranno a vincere il campionato ma proveranno sicuramente più a vincere la Coppa, è così Andrea? Sì, diciamo che proviamo, sicuramente abbiamo ora indirizzato l'obiettivo verso la Coppa Italia ma non mandiamo una virgola neanche in campionato. Noi quello che ci preme è arrivare più lontano possibile in questa competizione, ti ripeto, non mollare in campionato, aspettare magari di trovare un passo falso di qualcuno, anche se penso che a questo punto sia non impossibile, ma molto difficile. Maurizio, volevo fare complimenti al Ponzacco, perché da direttore sportivo ci ho passato 5 anni lì e vedo che con un'ottima vittoria a Ponzacco è tornato il pizzichettone di America, sono molto contento per i ponzacchini, per Ponzacco, per chi c'è adesso e per il presidente Passerai, quindi in bocca al lupo a questa compagine. Beh, grazie Andrea e con queste parole, tanto lo sai, ti invitiamo sempre quando vuoi, sei gradito ospite. Ok, grazie a tutti voi, buona serata, arrivederci, grazie. Ciao e auguri al tuo Pisa Sporting Club. Ciao. Maurizio, prima di tornare per far rispondere Marco Gronchi, vuoi ricordare? Ricordare il numero per mandare altri messaggi per chi lo vuole al 327-65-28-360 o anche telefonare come alcuni spettatori hanno già fatto allo 0586-944837. Appunto, penso sia l'occasione per continuare con Marco. No, con Marco Nade, sì, Marco Nade, vedi, l'altra Gronchi. Volta ho anche detto in diretta, entra, esce, non mi ricordo chi, entra Marco Nardi. Invece era Marco Gronchi, Gronchi, va bene comunque. Marco Gronchi, deformazione professionale. A questi messaggi che sono arrivati, mi permetto di dire, non solo io lo leggiamo? Sì, no, appunto, questo saluto a questo visto che il presidente Casellino ha già risposto, però leggiamo perché è veramente bello. Che in modo molto sportivo, appunto, saluta anche Gronchi e dice, ci ha sempre fatto soffrire, sei davvero molto bravo. Mi permetto anche, visto che appunto diamo la parola a Gronchi, di chiedergli un commento sul messaggio che è arrivato prima da Ponzacco, dove appunto quel tifoso sperava di vedere più spesso in campo il tridente. Ecco, magari anche una tua opinione, visto che ne saresti parte di questo tridente. I nostri tifosi sono
sono, come dire, abituati a vedere il tridente qua a Ponzacco quest'anno, perché abbiamo giocato quasi sempre così. Ultimamente queste due partite contro il Pontedera e domenica abbiamo, il mister ha tirato fuori questa formazione qua con me e Vanni davanti, e niente, è andata bene, speriamo di continuare così. E invece il tifoso di Pontedera? E invece il tifoso di Pontedera, niente, lo ringrazio, ti saluto. Anche se non so, tifoso, non ti conosco. Dire sportivo, perché chi scrive così è veramente uno sportivo. Sì, fa sempre piacere questi messaggi. E niente. Va bene, credo che ci sia comunque un'altra telefonata, veramente, presidente. Oggi abbiamo un ritmo proprio, neanche una pausa. Pronto, chi è? Sì, buonasera, sono Davide da Pontedera. Oh! Mercoledì hai detto non c'è nessuno del Pontedera. Oggi abbiamo il numero uno del Pontedera, ovvero il presidente Casalini. No, ma chiedevo soltanto perché ero rimasto talmente male per la partita di Ponzacco, per come si era sviluppata, che volevo soltanto esternare la mia amarezza, niente di più. Allora, cosa vuoi dire, Davide? Molto, molto velocemente volevo dire questo. Innanzitutto una curiosità con Marco Nardi. Ho constatato che immancabilmente il Ponzacco, sia che giochi in casa che fuori, ha sempre il signor Zini come cronista. Ho notato che non è così per il Pontedera, una curiosità, sapere perché se possibile. Poi molto velocemente, la cosa che mi preme di più è questa, volevo fare in bocca al lupo al nostro presidente e dire che 9 punti li possiamo recuperare, insomma mi sembra che il Buggiano stia rallentando, noi domenica l'abbiamo vista come è andata, abbiamo avuto un po' di sfortuna, però onestamente non si poteva fare molto di più. Ma volevo dire, ho visto oggi le decisioni del giudice sportivo a 2 giocatori importanti quest'altra domenica che mancheranno, Pulina più Rummolo, il Buggiano, e quindi presidente, crediamoci e cerchiamo quando andremo a Forco di non fare la partita di Ponzacco, ecco, insomma, con grinta e passione. E poi purtroppo devo dire una cosa, Mordagà non si sta rivelando un acquisto azzeccato, inutile che sul giornale gli abbiano dato un voto alto per la partita di Ponzacco, anche come incoraggiamento, diciamo, per carità, però purtroppo pare che si debba rimpiangere un po' Romanelli, che insomma da un punto di vista di rendimento in campo è stato, ci può stare, voglio dire, le operazioni fatte sono state nell'interesse del Pontedera e non certo perché si tendeva a prendere qualcuno che fosse inferiore a chi doveva sostituire, però il giocatore non sta dando quello che si vorrebbe, questo Davide, sia indubitabile. C'è qualcos'altro proprio sintetico, se no... Sì, ho finito. Buonasera a tutti, ascolto il vostro commento in televisione e come sempre forza Granata. Infatti io stavo aspettando questo, capito? E so che quando dici così siamo al termine, capito? Grazie del tuo contributo, okay, che è settimanale. Buonasera a tutti. Che è importante perché sei una persona gradevole e soprattutto, fra virgolette, abbastanza competente. Marco, facciamo parlare subito al presidente, vuoi rispondere te? Sì, così rispondo anche. Insomma, anche perché è Granata e quindi vuole sapere delle cose del Granata. Esatto, allora, quello che devo dire è due cose sostanzialmente. Contro il Forcoli, indubbiamente, non andremo sprovvisti di grinta, perché questo l'abbiamo sempre fatto, la squadra si è sempre dimostrata attaccata in ogni partita. È ovvio che a volte, magari, come ho detto prima, c'è un po' di sfortuna, ma i ragazzi sentono ogni partita. Questo è quello che gli ha sempre anche trasmesso Masi, quello di ogni partita giocarla come fosse la partita più importante. E sicuramente Forcoli, che poi si risenterà anche del campanilismo, quasi come col Ponzacco, quindi sicuramente sarà una partita, come posso dire, all'ultimo sangue, se vuole, sempre parlando in maniera sportiva, non in maniera, dolosa. Ma metaforica. Metaforica, esatto. Per quanto riguarda Mordagà, sì, effettivamente ora non si esprime al massimo, questo lo vediamo un pochino tutti, però voglio ricordare che anche Magnani all'inizio sembrava che non fosse un ottimo acquisto, ma poi si è dimostrato un ottimo bomber, una persona importante per il Pontedera, e questo mi auguro che succeda anche a Mordagà. Io l'anno scorso l'ho seguito perché ho fatto il Ponzacco,
Alessio è un grande ragazzo, un grande uomo, ha fatto l'anno scorso un grande campionato e posso dire che è stato veramente uno dei maggiori artefici della salvezza l'anno scorso del rossoblù. È chiaro che quest'anno se non rende come sempre, però il suo gioco in campo, Presidente, si vede. Penso che davanti qualcosa si veda. È un giocatorone, è un ragazzo strutturato bene, quindi ha sempre fatto bene, quindi ha sempre giocato nelle squadre che finora ha giocato molto bene, quindi io penso che anche lui riesca a trovare il suo spazio nella nostra squadra, a trovare il suo gol. Me lo auguro per me, ma soprattutto anche per la squadra. Bene. Marco Nardi, poi ricordiamo che stanno ancora finendo di montare la sintesi del Borgo Abugiano e poi ringraziamo anche chi ci ha fornito le immagini. Sì, andiamo velocemente perché temo che il tempo chiaramente è tiranno. Io rispondo a Davide e anche con piacere, fra l'altro, non c'è partigianeria in quello che facciamo noi, ci mancherebbe. Non si va avanti 30 anni a fare un programma sportivo se c'è partigianeria, perché poi ci si identifica con qualcuno, con qualcosa. Se dovessimo ascoltare tutti coloro che alla domenica vorrebbero che noi andassimo a fare le nostre radiocronache, dovremmo avere dei palinsesto da 20-30 partite domenicali e forse non accontenteremo tutti. Questo non vuol dire, è vero, c'è stato un occhio, ma nemmeno un occhio di riguardo, è un discorso logistico. Maurizio Zini spesso, anzi sempre, segue il Pozzacco, quindi è un pochino più facile avere... Per motivi professionali. Prego. Per motivi professionali. Sì, sì, no, diamo, io seguo e quindi è più facile avere qualcuno dove qualcuno è già in postazione, quindi sfruttarlo per il meglio. Questo non vuol dire però che manchiamo di rispetto a nessuno, come nessuno ci manca di rispetto, perché noi abbiamo un grosso rapporto con tutte le società e con tutti gli addetti ai lavori. È chiaro che cerchiamo già dal lunedì prima di pianificare il palinsesto successivo. È un po' difficile riuscire ad accontentare tutti, però caro Davide, ti garantisco che non sei il solo a farci questi rimbrotti, che noi accettiamo ben volentieri, fra l'altro, perché insomma dimostrano che la nostra trasmissione è seguita e quindi la gente giustamente ci fa rimarcare certe situazioni. Siamo uomini anche noi, a volte possiamo sbagliare, però la buona fede non deve essere messa in discussione. Tutto qua. Ma non è solo buona fede, Marco, perché Maurizio poi lo potrà dire, cioè Maurizio Bolognesi, ci sono tantissime squadre oltretutto della promozione che insomma... che te arrivi solo fino all'eccellenza e non tutta l'eccellenza, quindi capisci bene che Davide ha fatto un concetto importante, ma anche sono scelte e soprattutto una scelta di non andare sotto l'eccellenza, anche questa è una cosa fondamentale. Sarebbe difficile seguire tutto, già lo facciamo con i risultati, cosa che non lo fa nessuno in Italia, questo non lo diciamo noi, lo dicono gli indici di ascolto, l'indagine degli indici di ascolto, però questo è un altro discorso, insomma. Anche perché mi permetto di dire, ecco, se uno banalmente vede ascolta tutto il calcio minuto per minuto della Rai, segue al massimo 6 partite in contemporanea, mentre appunto Radio Bruno segue ben 9, a volte 10 partite, quando non 11, quindi già seguire quelle è molto difficile, ovviamente anche per permettere a tutti di capire un po' come le partite vanno, quindi penso che il lavoro fatto è già estremamente buono. E allora domenica prossima, non questa, il 27, perché domenica ricordiamo il campionato di Serie D è fermo, ci sarà tutto cuoio Borgo Abugiano. Ringrazio Fabrizio Giannoni, il collega Maurizio Tintori di TVL per il commento tecnico, chiaramente Antonio Paganelli, il vicepresidente del Borgo Abugiano, per la concessione delle immagini. Linea alla regia. Un altro pareggio, è il terzo consecutivo per il Borgo Abugiano, che qui allo Stadio Benedetti non riesce a superare il mezzolara. La partita è terminata 1-1 con il gol, il pareggio degli emiliani, proprio in pieno recupero e diciamo in un momento in cui si pensava veramente che la formazione di Guido Pagliuca potesse e meritatamente raccogliere il bottino pieno. Invece così non è andato, però le buone notizie arrivano dall'avversaria diretta nella corsa alla promozione, il Pontedera, che ha ceduto l'intera posta in palio sul proprio terreno con il Castelfranco nell'Emilia e quindi i punti comunque di vantaggio del Borgo Abugiano salgono a 9 con una giornata in meno da giocare.
contro una delle squadre più in forma del momento, 8 risultati utili per gli emiliani fino a oggi, quindi 9 da stasera. L'allenatore di Val di Nievolini, Guido Pagliuca, ha dovuto fare a meno dell'attaccante del Bono, infortunato all'ultimo momento, sostituito da Spano, tra l'altro autore della rete dei borghigiani. Ha dovuto fare a meno anche di Santini e Cammarosano. È rientrato invece Sette Passi, che ha preso il posto di Lorenzini, con quest'ultimo chiamato a dare il proprio contributo nel secondo tempo al posto di Di Giusto. Per il resto formazione annunciata e ormai super collaudata. Il Borgo è partito subito forte, con gli ospiti costretti a difendersi spesso in 9 nei propri 50 metri, con il solo Bazzani isolato in avanti. Numerose le occasioni dal gol per i Val di Nievolini. Nel primo tempo, al 27esimo, un colpo di testa di Spano da buona posizione, troppo però centrale. Al 45esimo l'occasionissima con Pulina, il tiro deviato all'ultimo momento in angolo. Stesso canovaccio nella ripresa, con il Borgo subito alla ricerca del gol. Al secondo Rosati per Spano, al lato di poco. Al quarto Di Giusto da fuori, Romano para a terra. Maretti, il siluro, Romano ancora in angolo. Poi gli attacchi del Borgo a Bugiano si fanno ancora più intensi. Al decimo Di Stefano a porta sguarnita, di poco alto. 7 minuti più tardi il gol di Spano di testa in mischia su calcio d'angolo. 1-0 più che meritato. Un minuto più tardi Rosati per Spano, il tiro è troppo centrale. Dopo il monologo borghigiano si è visto anche il Mezzolara al 20esimo, con la prima occasione della partita per la formazione ospite. Arlotti, capolavoro di Strambi a negare il pareggio. 46esimo, occasione per Di Tommaso, entrata al posto di Spano, il tiro però è al lato. A sorpresa al 47esimo, nel secondo dei 3 minuti di recupero, il pareggio con il nuovo entrato Padovani. Un minuto più tardi la traversa beffa di Rosati su un tiro cross. Dal stadio Benedetti di Borgabugiano vi ripetiamo il risultato finale: Borgabugiano Mezzolara 1-1, borghigiani squadra di Guido Pagliuca comunque con un passo ancora in più verso la promozione. È un passo in più, 9 punti, aumenta addirittura un punto sul Pontedera, US Città di Pontedera, una partita in meno. Marco Nardi, cosa pensi? Ma io dico una cosa illogica, come illogico del resto del calcio: se qualcuno crede al destino, molto probabilmente si capisce che il Borgabugiano, pur soffrendo, riesce ad aumentare addirittura la distanza dalla seconda in classifica, e quindi davvero sarà difficile per il Pontedera rimontare, ci vorrà un miracolo. Tutto qua. Maurizio, anche te? Ma io appunto la cosa che dicevo anche prima col presidente del Pontedera, che comunque il Borgabugiano ha avuto l'occasione di ammazzare veramente il campionato, perché al 90esimo si trova addirittura a più 11. Certo, questo pareggio del Mezzolara un po' tiene accesa la fiammellina della speranza pontederese, però ecco, va detto effettivamente che con sei vittorie da qui alla fine, il Borgabugiano è nei professionisti. Quindi Borgabugiano che andrà a Ponte Egola appunto il 27 con questo scontro contro i Neroverdi, che hanno perso anche in trasferta a Rudiano. E comunque Massimiliano Alvina ha sempre detto anche qui dalla nostra fra virgolette tribuna, insomma, il nostro obiettivo è la salvezza. Te che ne dici? Ma io penso che insomma la partita di domenica scorsa del Borgabugiano sicuramente ha visto, come dicevo, un'occasione sprecata, mentre parlando dell'avversario, è un avversario che ovviamente potrà essere decisivo nel resto del campionato, perché appunto, come vedevamo prima, nelle prossime giornate andrà proprio ad affrontare un po' tutte le capoliste, quindi questo Mezzolara che oggi stesso ha affrontato e ha perso contro il Virtus Castelfranco. Vediamo appunto che domenica sarà fermo il campionato per questo torneo di Viareggio, che Radio Bruno seguirà ampiamente. Non so se è pronto dalla regia l'intervista a Dughetti che abbiamo fatto. Ricordiamo Dughetti, giocatore del Ponzacco, che è stato convocato appunto per partecipare a questo importante torneo mondiale di calcio giovanile. Sentiamo Giorgio Dughetti. Dughetti parteciperà a questo campionato del mondo giovanile di calcio, ovvero il torneo di Viareggio. Una grande soddisfazione, che oltre a te c'è solo Sorbo del Camaiore. Sì, no, è una bella soddisfazione, speriamo di far bene. L'importante era vincere oggi, perché ci dobbiamo salvare, e quindi niente, dai, era l'ultima partita, poi c'è la sosta, l'importante era chiudere questa fase con una vittoria. Poi ho fatto anche gol, quindi sono contento, via. Due parole anche su Giancarlo Magrini, appunto il selezionatore del team di Viareggio. No, niente, che posso dire, sono contento perché mi ha visionato e spero di riuscire a soddisfarlo al 100%, solo questo. Lui ha creduto in me e spero di riuscire a ripagare la fiducia che mi ha dato.
E appunto, queste sono le parole di Giorgio Dughetti, ma ci fermiamo perché c'è già un'altra telefonata, ovvero per il nostro consueto spazio dell'eccellenza, Simone Ferro. Ciao Simone. Ciao a te e a tutti gli ospiti. Marco Nardi. Simone, una domanda semplice. Campionato, quel girone A dell'eccellenza, ristretto a Pistoiese e Massese oppure? No, io penso ristretto a Pistoiese e basta, perché secondo me la Pistoiese vincerà questo campionato, nonostante, l'ho sempre detto fin dall'inizio, nonostante abbia un po' rallentato dopo il mercato di riparazione, probabilmente sono state fatte delle mosse sul mercato non proprio funzionali al sistema di gioco della Pistoiese, il giocattolo diciamo si è un po' rotto, anche se rimane vincente. Diciamo che le mosse di mercato della Pistoiese, per come le ho interpretate io, sono volute essere più una risposta a quelle importanti e, mi permetto di dire, anche più intelligenti del Pisa Sporting Club, che in campionato chiaramente concede qualcosa ma che sta puntando forte sulla Coppa, e anche quest'oggi mi risulta che abbia vinto 3-0 e sia andata ai quarti, dove affronterà il Città di Marino, che fra l'altro, curiosità, così ci ricolleghiamo anche alla Coppa Carnevale della quale sentivo che stavate parlando poc'anzi, parteciperà proprio per la prima volta questa compagine di eccellenza squadra romana del Città di Marino, che sarà la prossima avversaria del Pisa Sporting Club. Chiaramente parteciperà con la squadra primavera. Simone, una lotta ancora più forte, più sentita, quella per non retrocedere chiaramente, anche se c'è il Certaldo che è abbastanza invischiato con appena 11 punti in classifica. Poi davvero si dovrà sgomitare per evitare i play-out? Sì, io con il Certaldo, che diciamo ha già un piede in promozione, metterei anche il Santa Maria Montecalvoli, che magari ultimo non arriverà perché ci arriverà probabilmente il Certaldo, però non è che stia meglio, entrambe vengono da 9 sconfitte consecutive. Montecalvoli ha cambiato l'allenatore, però domenica ha perso a Forte dei Marmi 4-1 per, seppur non demeritando, e ha fatto soltanto 3 punti nelle ultime 13 partite, per cui un bottino davvero misero. Le altre squadre, Urbino Taccola, Quarrata, Castelnuovo, Pescia, lo stesso Forte dei Marmi, che adesso domenica ha vinto ma che non è che stia attraversando un momento brillantissimo, ci metto anche l'Albini, la Lampola, Fortis Lucchese, insomma sono tante squadre in pochi punti, tutte in piena lotta. Sarà comunque anche interessante la lotta per il quinto posto, l'ultimo che rimarrà libero per i play-off, togliendo la Pistoiese, la Massese, il Pisa e la Santa. Ci sono 3 squadre come la Pro Livorno, il Castel Fiorentino, che fanno secondo me un gioco davvero ottimo per la categoria, e in più c'è questo Lammari Mario Micheli, trascinato da questo bomber Francesco Nardi, che è in grande spolvero, doppietta anche domenica, il Pisa Sporting Club ne sa qualcosa, insomma 3 squadre per un posto al sole. Simone, visto che ci sei e che seguirai da vicino il torneo di Viareggio, appunto, sì. La cosa che, ecco, così mettiamo al corrente anche gli telespettatori, che Radio Bruno è radio ufficiale di questo torneo, di questa Coppa Carnevale, tutti i giorni, fra l'altro approfitto per dirlo, sarà possibile appunto dal lunedì 21, quando le partite avranno inizio, seguire proprio sul sito tutti i risultati al fine di ogni gara, con anche marcatori e ovviamente classifiche molto aggiornate, alcune cose così, la prima partita sarà appunto Juventus-Bruges, partita inaugurale, con il giuramento pronunciato da Giorgio Chiellini, quindi che è campione della Juventus e appunto che ha calcato i campi della Coppa Carnevale qualche anno fa. Anche qualche curiosità, come già diceva che Simone, questo Marino, l'Aziale del Marino, che sono la prima squadra nella storia dell'eccellenza appunto a partecipare a questo torneo, e poi per la prima volta si giocherà anche nelle Marche e nel Lazio, quindi un torneo che sempre più varca i confini della Toscana. Ecco, magari se ci dici ancora qualcos'altro di interessante su questa Coppa Carnevale. Anzitutto faccio una correzione, te la faccio a te perché l'hai detto te, ma in realtà sì. È proprio questa notizia, anche te l'hai appresa da, l'ha detto lo stesso presidente, esatto, nella presentazione, però sì. Sì, esatto, però è sbagliato, perché in realtà il Città di Marino non è la prima squadra nel torneo che fa l'eccellenza. L'anno scorso ad esempio c'era la San Benedettese, che quest'anno fa la Serie D ma perché l'ha conquistata l'anno scorso, però l'anno scorso, vincendo l'eccellenza, già la San Benedettese Primavera era presente a Viareggio e quindi già era una squadra che militava in quel tipo di campionato, e comunque ci sono altri esempi ancora del passato più lontano. In ogni caso questo è un torneo davvero speciale, abbinato proprio anche al Carnevale, a questa grande festa che ogni anno c'è a Viareggio. Quest'anno siamo giunti, per quanto riguarda il torneo di Viareggio, famoso come Coppa
Carnevale, anche se ormai da qualche anno rinominato Viareggio Cup, in questa nuova nominazione, diciamo, all'avanguardia, più moderna, al passo coi tempi, è la 63esima edizione, addirittura più edizioni del torneo di Viareggio rispetto al Festival di Sanremo. Da pensare di quanto lavoro ci sia anche dietro da parte dei 100 giovani calciatori che ogni anno si prodiga ad organizzare al meglio questa grande competizione, che fra l'altro anche a livello turistico richiama davvero molti personaggi anche importanti e di spicco qua in Versilia. Bene, grazie Simone di questo tuo ampio contributo, ci sentiamo settimana prossima. Sicuramente, un saluto a tutti. Ciao, grazie Simone. Marco, prima di leggere il tuo comunicato, visto che parliamo di torneo di Viareggio, io seguirò professionalmente le partite che giocheranno a Santa Croce, poi giocheranno anche a San Giovanni Terme, ma anche a Pontedera, Presidente. Sì, è vero, giocheranno anche a Pontedera lunedì, quindi saremo molto onorati di ricevere questo torneo così prestigioso, quindi non farà altro che crescere, diciamo, la nostra popolarità oltre la Valdera, quindi va bene così. Soprattutto anche perché tutti i quotidiani avranno uno spazio importante, quindi andare su quotidiani già giocheranno è già una grande soddisfazione. Esatto. Marco, c'è un comunicato da poter leggere? Certo, che ci fa piacere anche leggerlo. L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, la sezione di Pisa, organizza uno stage di formazione e aggiornamento sui temi come fare gol e le transizioni. Magari possiamo domandare anche a Gronchi come fare gol. L'incontro si terrà lunedì 21 febbraio alle 21.30 presso la saletta dell'Università della Terza Età, sita in via della Stazione Vecchia a Pontedera, in provincia di Pisa. Il relatore sarà un tecnico professionista, fra l'altro, Maurizio Visci, dell'anno scorso, ricordate che fu Lippi, quindi voglio dire una cosa abbastanza importante. L'invito è rivolto a tutti, allenatori, giocatori, giornalisti, e quindi sarà ben lieta appunto l'Associazione Italiana degli Allenatori di Calcio, sezione di Pisa, di ricevere tutti lunedì 21 febbraio, 21.30, e via Vecchia della Stazione, via della Stazione Vecchia a Pontedera, in provincia di Pisa. Sia una nobile iniziativa, chiaramente siamo sempre a disposizione, se ci mandate via email o via fax tutte le vostre comunicazioni, col tempo permettendo, Marco, che stasera è veramente stata una serata di corsa, però ecco, siamo qui veramente onorati di poter dare tutte le indicazioni. Marco, ti ha chiamato in causa, Marco Nardi, quindi insomma. Come fare gol. Come fare gol. In tre parole, come si fa gol? Un attaccante c'è da avere nel sangue. Niente, io per questi 6 mesi me lo sono un po' scordato. Però vabbè, ora domenica ho segnato, speriamo di iniziare. Se no, per caso non hai segnato però, perché comunque il rigore è parato. Rigore, poi ho preso qualche traversa. Vabbè, questo è il calcio. E il calcio comunque, anche parlato, è la nostra trasmissione domenicale, ovvero Radio Bruno Sport, dagli studi di Ponte Egole, il direttore Maurizio Bolognesi. Ciao Maurizio. Sì, buonasera a tutti e saluto con vero piacere Marco Gronchi, che conosco, lo seguo da tanti anni, mi faccio i migliori in bocca al lupo per il futuro della sua carriera. Ciao Maurizio, grazie. La serata dei Maurizi, perché quindi insomma da Maurizio Tanfani del Borgo Bugiana, Maurizio Bolognesi, insomma. C'è un proverbio delle nostre parti che dice con 4 nomi uguali si battezza un asino. Quindi, quindi grazie. Marco Nardi è sempre il grande filosofo. Maurizio, se ci vuoi dire il nuovo palinsesto di domenica prossima? Sì, allora intanto ci sarà Fiorentina-Sampdoria, le due perdenti di questa sera, perché hanno perso entrambe, la Fiorentina ha perso con l'Inter per 2-1, la Sampdoria ha perso il derby per 1-0 contro il Genoa, quindi sarà una gara tra sconfitte Fiorentina-Sampdoria e avranno tutte e due il dente avvelenato. Poi avremo Taranto-Pisa, una partita molto importante, ricordo tra l'altro che sia la Lucchese che il Viareggio giocheranno sabato, la Lucchese è impegnata a Roma contro l'Atletico Roma, quindi quando si gioca a Roma contro l'Atletico si gioca sempre di sabato. Il Viareggio invece ha chiesto l'anticipo a sabato pomeriggio, Viareggio-Foggia, per la causa del carnevale, della prima uscita del carnevale di Viareggio, e poi anche perché lunedì comincia la Coppa Carnevale, il torneo mondiale di calcio. E quindi avremo solo per la C1, la prima divisione, Taranto-Pisa. Per invece la seconda divisione, Carrarese-Chieti e il derby Prato-San Giovannese.
Poi, come sapete, naturalmente la Serie D domenica non c'è, riposa, e quindi i riflettori puntati sul campionato di eccellenza toscana. Avremo da Massa, Massese e Pesciozzanese, Pietrasanta per Pietrasanta Marina contro l'Albinia, la Santa Maria a Monte e Santa Maria Montecalvoli contro la Pistoiese. Per l'altro girone invece, il girone B, una bella partita tra il San Gimignano e il Sansovino. Il San Gimignano è invischiato nella zona per non retrocedere, il Sansovino invece è al primo posto in coabitazione con il Campi Bisenzio, è stato raggiunto domenica, il Sansovino è stato sconfitto in casa domenica dal San Piero a Siere. Quindi un palinsesto molto interessante, come appunto si può ascoltare, e poi naturalmente venerdì sera il derby di Serie B tra il Grosseto e il l'Empoli a partire dalle ore 20:30, inizio gara alle ore 20:45, e sabato, sempre diretto sulle frequenze di Radio Bruno, Livorno-Novara. Radio Bruno è la radio ufficiale del Livorno, Livorno-Novara che è il big match della giornata, e per Walter Novellino, che è arrivato sulla panchina degli Amaranto proprio in queste ultime ore, subito un banco di prova estremamente importante. È tutto, devo dirti, Maurizio. No, soprattutto è tutto, è sempre calcio giocato e soprattutto molto importante, che parti comunque dalla Serie A. Voglio aprire una parentesi, Maurizio. Domani credo che andrai su a Sanremo, io faccio anche tutti i giovedì su Sky 898, trasmissione della Biancoforno Volley Santa Croce. Ci vuoi dire qualcosa in merito? Beh, niente, Radio Bruno è a Sanremo ormai da qualche giorno, lo saremo fino a domenica con collegamenti in diretta con tutti i protagonisti del festival. Naturalmente noi non potevamo mancare a questo avvenimento, lo facciamo da tanti anni e abbiamo una postazione proprio live in diretta dal mitico Hotel Londra, dove c'è anche Casa Sanremo e dove fanno, tanto per intenderci, la vita in diretta. È un po' dopo l'Ariston il punto di riferimento principale della cittadina, appunto, della Riviera Ligure. Quindi seguiteci anche attraverso le nostre frequenze per il Festival di Sanremo, per quello che possiamo fare, anche lì ci siamo. Grazie Maurizio, buon lavoro, e quindi ci sentiamo come sempre, vi ascolterò perché domenica sarò un turno di riposo, come si dice, fra due settimane vediamo se sarò sempre in onda. Grazie. A risentirci a voi, buona serata. Grazie. Proprio stiamo correndo perché siamo agli ultimi minuti col satellite. Al volo un ultimissimo messaggio da lontano, dalla Lombardia, ci chiedono appunto quali stati sono quelli sullo sfondo dietro a noi, e rispondiamo: quello in alto è lo Stadio San Siro di Milano, quello in basso è appunto l'Armando Picchi dell'Ardenza di Livorno. Solo questo? Sì, chiedeva questo. Allora, siamo quasi in dirittura, però abbiamo ancora due minuti. Marco, cosa vuoi aggiungere per quanto riguarda il calcio? Era un po' lì, quando Maurizio Bolognese ha detto che andava a Sanremo credevo che andasse a cantare, quindi mi ha impaurito. Non ha specificato, è vero, eh? Strano che questo direttore, che parla sempre di pallone. Comunque no, davvero, se non c'eravate voi lo ribadisco per l'ennesima volta. Presidente, proprio una parola sulla trasmissione storica di Radio Bruno fra lui e Maurizio. Sono 33 anni che sono dentro lo studio, la domenica. Sì, è una trasmissione molto tecnica, piacevole e scorre bene, quindi mi auguro che continui, perché non fa altro che, diciamo, far passare del buon tempo ai telespettatori. E io con queste parole inizio chiaramente i ringraziamenti. Sono veramente onorato ad aver avuto qua in diretta, oltre il modo l'ho avuto chiaramente per le telefonate, il presidente che passerà, ribadisco, alla storia, perché il numero uno dell'OS Città di Pontedera, Maurizio Casalini. Grazie. A seguire Maurizio Ribechini, collaboratore di Radio Bruno Toscana. Buona serata a tutti, arrivederci. L'attaccante rosso-blu, Marco Gronchi. Buona serata. E poi The Voice, ovvero Marco Nardi. Buonasera a tutti. E da Maurizio Zini, un appuntamento lo do sempre in diretta per mercoledì prossimo, anche se non c'è la Serie D, parleremo sicuramente di qualche cosa di interessante. Per ora è tutto, ci vediamo mercoledì. Ciao.